Flessibilità, elasticità. Vi ho già parlato del corso in VHS con Jane Fonda? Bene, mi spiace, purtroppo siete fuori strada. Quando parlo di flessibilità intendo lavoro flessibile, proprio come una persona cambia nel corso della vita, così anche un lavoratore può ridiscutere tempi, orari, luoghi, ruolo che riveste in azienda. Ma siamo sicuri che tutta questa flessibilità di cui tanto si parla poi ci ritorni l'equilibrio fra lavoro e vita privata che tanto andiamo cercando? Beh, per scoprirlo bisognerebbe infilarsi in azienda senza dare troppo nell'occhio, fare le domande giuste. Ci vorrebbe un ficcanaso. Oh, qualcuno ha fatto il mio nome? Quando si parla di flessibilità si pensa sempre ai giovani, giovani che devono essere sempre pronti a qualsiasi cosa e sempre pronti ad aspettare il proprio turno. A proposito, devo passare in banca, speriamo non ci si affila agli sportelli. Scusi. Lei in coda ne ha per molto, deve fare un'operazione complicata, no? Perché io avrei un appuntamento. Ma ne ha preso uno? L'appuntamento, sì? Dice? Sì. Dovevo prendere l'appuntamento. Eh beh, sì. Vabbè, ma Diletta, ma accidenti, avevamo detto di iniziare questa chiacchierata un po' più rilassati, invece subito mi rispondi da banchiera, super professionale, devo prenotare l'appuntamento, manco dal dentista. Siamo in banca? Tu sei giovanissima, tra l'altro, quanti anni hai? 26. 26. E com'è che sei finita in banca? Beh, mi sono laureata e poi durante il mio percorso di studi mi sono appassionata al mondo dell'economia e quindi ho detto perché non provare a lavorare in banca? Ho trovato questo tirocinio e non conoscevo molto il mondo finanziario, ma poi la banca mi ha dato l'opportunità di conoscerlo, ho frequentato anche dei corsi universitari e poi al termine ho sostenuto un esame che ho passato e sono stata inserita a tempo indeterminato. Ma poi hai lasciato stare gli studi nel frattempo o ti sei laureata? No, no, ovviamente no. Non avevo mai avuto intenzione di lasciare gli studi nonostante ho iniziato a lavorare e devo dire che la banca mi ha permesso di farlo. Ho avuto l'opportunità di studiare perché ho un contratto particolare, lavoro 2 giorni a settimana in filiale, gli altri 3 invece sono da casa o in base alle esigenze dei miei clienti li seguo al di fuori del contesto prettamente di filiale e in base ovviamente agli appuntamenti che prendo con loro ho del tempo libero e quindi lo gestisco diversamente rispetto a chi classicamente ha l'orario standard di filiale. Ah, e che fai nel tuo tempo libero? Faccio un sacco di cose. La cosa principale è gestisco un blog di cucina senza glutine. Ma come mai senza glutine? Sono celiaca da tanto tempo e quindi ho pensato fosse carino fare qualcosa anche per chi si trova nella mia stessa situazione, ma l'ha scoperto da poco. In cucina con Diletta. Esatto, esatto, sì. Interessante questo blog di cucina senza glutine, proverò qualche ricetta. Bene anche questa faccenda di Diletta, 2 giorni in filiale, 3 giorni di autogestione per rispolverare i termini del liceo. Mi sorge però spontanea una domanda, ora che le aziende saranno più vuote di un tempo, si aprono le porte a nuove figure professionali? Oh, speriamo non facciano entrare proprio tutti. Allora vieni tutti i giorni in ufficio? Tutti no, però tanti giorni sì. E c'è gente simpatica qui? Molto simpatici, poi i miei preferiti voglio proprio bene, ma tutti simpatici. Hai capito? Io ti sto un po' simpatico? Ma sì, ti conosco poco, però da un'analisi superficiale. Dovremmo presentarci, guarda, io sono Davide.
Ciao, io sono Biagio. Ma come Biagio, con questa voce così squillante femminile? Sì, dai, faccio il suo doppiaggio, però questa è la mia voce. Anna Laura si gioca un pochettino, però in verità tu parli davvero. Io in verità faccio grandi voce. Discorsi, sì, lo animo parecchio. Ma quant'è che c'è Biagio nella tua vita? Un anno e 2 mesi. Un anno, e sempre viene in azienda con te? Una cosa... Viene in azienda da 6 mesi, quindi giusto il tempo di crescerlo, abituarlo a fare le cose nei punti giusti, e poi dopo esamino e tesseramento ufficiale per l'ingresso. Tesseramento ufficiale, che ruolo hai? Che cosa ti hanno dato come tesseramento, Sono Biagio? Junior Pet Therapist. Junior Pet Therapist, con questa faccia così, così seria. Sembri il piccolo aiutante di Babbo Natale dei Simpson. Esatto, è lui. Questa cosa dei cani in ufficio, secondo te, è qualcosa che cambia anche il modo con cui vai al lavoro? Cambia il clima in ufficio, è un progetto bello a tutto tondo. E certo. Sei soddisfatto, Biagio? Beh, un po' mi annoio, però sono contento. Ah, Biagio, che deliziosa palla di pelo. E Anna Laura, qui c'è del talento da recitazione, eh? Si potrebbe ridoppiare Senti chi parla adesso. Comunque devo dire che mi ha colpito questa faccenda degli animali in ufficio e del benessere che possono generare. Ma che cosa succede quando un'azienda mette le persone nelle condizioni di stare bene? Passeggiando in bicicletta accanto a te, guarda lì Giulia sportiva, tutte le mattine si alza, inforca la bicicletta e viene in azienda. Esatto, 4 chilometri quasi tutti i giorni. Ah, dimmi la verità, ma quando diluvia prendi la macchina? No, ogni tanto ci provo con la mantella, ogni tanto vengo in scooter. Ah, brava, mobilità sostenibile, esatto, e leggera, esatto. Anche per il peso forma, certo. Sei una tipa sportiva. Beh, insomma, non direi. Ci provo, mi piacerebbe. Lo sport non è mai stato il mio forte, però ultimamente sto iniziando a fare una serie di attività che mi mette a disposizione l'azienda attraverso piattaforme online. Ah, in che senso? Cioè c'è un sito, una piattaforma che ti fa fare sport? Sì, c'è una piattaforma che mette a disposizione una serie di workout, un calendario all'interno del quale noi possiamo scegliere i corsi che preferiamo. Ci sono corsi di tante tipologie, io scelgo Pilates o yoga. E sono perfetti per me perché ci sono dei corsi da 15 minuti. Ah, quindi dici il deficit dell'attenzione sportiva si concilia con la tua poca voglia di fare sport, ma no, non è vero. Ma no, si concilia con la mia organizzazione familiare, quindi ovviamente chi è più bravo farà anche i corsi di 60 minuti, è capitato anche a me di farne da 40 nel weekend. Durante la settimana però un corso da 15 minuti, insomma, può essere efficace, rilassante. E la cosa bella è che riesco a farlo con mia figlia, perché comunque si fanno in famiglia, si fanno in casa, in salotto. E quindi mia figlia li fa con me, lei ha 16 anni, mi umilia ovviamente, però insomma... Ah, cosa non si fa per la prova costume? La piattaforma che ti permette di fare sport, oh, questo è il futuro, altro che le mie vecchie VHS con Jane Fonda. Brava Giulia! Belle anche le storie delle persone che sto incontrando, so bene che le cose non vanno sempre così, però intanto accendiamo una luce su quello che va. Piuttosto, parlando di flessibilità, non abbiamo forse toccato un punto che da sempre è più delicato degli altri. Il momento in cui una donna comunica di essere incinta, si assenta dal lavoro per poi rientrare secondo un tempo che va stabilito e con modalità che è bene definire, altrimenti a perdere il treno è l'azienda. Nell'intreccio dei binari della vita, il treno di Elisa ha incrociato la vita di Andrea. 5 anni il tuo bimbo. Andrea come Andros, uomo. Che tipo di uomo vorresti che fosse?
Una brava persona, sveglio, curioso e capace in quello che vorrà fare nella vita, una brava persona. Senti, com'è andata la maternità? Molto bene, molto bene. Te la ricordi? Com'è stato ricordo. Quel periodo lì? Che sai che quando già solo comunicarlo, normalmente in azienda ti guardano tutti, sono sul chi va là. Dimmi la verità. Dico la verità, non è andata così. Tra l'altro io l'ho comunicato immediatamente perché ho avuto alcuni problemi all'inizio, quindi ho dovuto cominciare ad assentarmi già quasi da subito, per cui abbiamo cominciato ad organizzare la mia assenza e con un passaggio di consegne neanche troppo impegnativo, perché comunque ovviamente il mio gruppo di lavoro era... sapeva che cosa facevo tutti i giorni e le mie speciali consegne, quindi è stato un po' distribuito e devo dire che mi ha aiutato molto. Soprattutto ha alleviato un po' il senso di colpa che almeno per quanto mi riguarda un pochino c'era nel dire ok, io vi lascio, vado a fare dell'altro e vi lascio con le mie cose da fare. In realtà no, ho avuto contatti ovviamente con i colleghi, ma anche con il mio responsabile, mi hanno comunicato i progetti che finalmente sono stati portati a termine anche se io non c'ero e poi sono tornata, sono riusciti a darmi le giuste informazioni e io sono rientrata molto tranquillamente anche al lavoro. Eccoci, d'altra parte prima o poi doveva succedere, mi hanno beccato. Sono stato convocato in direzione generale per rispondere del mio comportamento. Vi confesso che la direzione generale me la immagino come in Fantozzi, con il mega direttore galattico che mi aspetta seduto su una poltrona in pelle umana, in una stanza luminosa piena di ficus e con alle spalle l'acquario, con i dipendenti più meritevoli che nuotano liberi e felici. Ma magari mi sbaglio. Avanti. Salve. Buongiorno. Messo. Davide, piacere. Piacere, Vincenzo. Prego, si accomodi. Sì, non dà la mano. Ecco. Ma neanche in un film di Paolo Villaggio, Vincenzo, una sedia così scomoda. Tu, super mega direttore galattico, con dietro tutto questo ambaradan, la città del futuro, sei arrivato? Ma io non utilizzerei arrivato, direi che mi trovo bene in questa azienda. Effettivamente di gente che si trova bene qua dentro ne ho incontrata tanta, tu ti sei fatto un'idea del perché? Ma perché penso che abbiamo un modello di lavoro che permette alle persone di essere comunque soddisfatte di quello che fanno e di conciliare molto bene anche vita privata e vita lavorativa. Modello di lavoro, cioè sì. Questa è la definizione. Modello di lavoro, lo chiamiamo FAB se ti interessa, se sei curioso. Ah, FAB. FAB. Che sta per Fabulous. Esatto, bravo, sta per Fabulous, però in effetti è un acronimo perché la F sta per flessibile. Praticamente cosa intendiamo? Che ogni team può decidere in base ai propri bisogni come organizzarsi le proprie giornate, se da casa, dall'ufficio, in base a quello che devono fare. La A è la di adattabile, è la dimensione temporale, noi diciamo, del modello. Quello che facciamo oggi non è detto che debba essere uguale domani. B, bilanciato, perché esistono dei vantaggi sia nel stare da casa che nel stare in ufficio. E quindi invitiamo le persone a prendere i vantaggi di una e dell'altra. Oh, guarda che mi hai quasi convinto, quasi quasi sottometto la mia candidatura per essere assunto. Da bravo dipendente, però prima dovrei chiedere com'è il piano ferie. Ma il piano ferie è un piano in linea con quello che può offrire il mercato, però ne abbiamo anche qualcosa di più interessante. Veniamo incontro anche alle esigenze di eventualmente persone, dipendenti che hanno dei familiari a carico, come può essere un genitore anziano o un figlio malato a casa. I dipendenti, i colleghi possono offrire a questo dipendente delle ore gratuitamente in maniera solidale e noi come azienda le raddoppiamo. Niente male questa cosa. No, niente male.